Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati alla storia della divinazione. Parliamo dell'osteomanzia e della divinazione con i gusci di tartaruga. Ovviamente sto parlando di tecniche antiche perché questi sono video di storia della divinazione, quindi la maggior parte delle cose che io vi racconto in questi video sono tutte avvenute molto molto tempo fa. Comunque, l'osteomanzia è quella tecnica che utilizzava ossa di animali e gusci di tartaruga. Questa tecnica è nata osservando le ossa degli animali che erano rimaste sugli altari sacrificali, questo per capire se il sacrificio era stato gradito o meno dagli dèi. E l'osteomanzia basata sui sacrifici di animali era molto diffusa nell'antica Cina. In particolare nel 1300 a.C. sono state trovate delle ossa che avevano sopra delle incisioni che andavano più o meno a ricordare i simboli dell'astrologia. Poi diversi studi sembrano aver confermato questa teoria. Da queste ossa ovviamente si può capire poco della specificità dei riti che utilizzavano le ossa, però sembra che da questa tecnica derivi quella assai più studiata e conosciuta della divinazione attraverso i gusci di tartaruga. Questo perché il Libro degli Animali, che era un libro antichissimo del 1045 a.C., sembra riportare proprio una tecnica divinatoria particolare con i gusci di tartaruga che fu utilizzata dall'imperatore della Cina presente all'epoca, ovviamente. Sembra che questo imperatore non si fidasse del suo consigliere e per capire se poteva fidarsi o meno ha utilizzato appunto questi tre gusci di tartaruga che gli avevano dato un esito positivo, gli avevano fatto capire, diciamo così, che poteva invece fidarsi. Poi molto tempo dopo, nel 1899, quindi pensate quanto tempo è trascorso, sembra che le cose si siano chiarite meglio, gli studi sono stati affinati e si è capito qual era la tecnica precisa che andava ad utilizzare il guscio di tartaruga. Nel periodo dell'autunno venivano scelte in base a 8 modelli astrologici specifici le tartarughe che erano considerate sacre, il cui guscio sarebbe stato utilizzato per queste divinazioni. Venivano catturate, poi in primavera venivano sacrificate nei giorni considerati di buon auspicio e poi si separava l'animale dal guscio, il quale veniva pulito in modo molto raffinato, in modo da esaltarne il disegno. Poi, con un tizzone ardente inserito nelle cavità del guscio, si andava a leggere, diciamo così, il presagio. Ovviamente erano delle tecniche veramente atroci che sacrificavano gli animali, che facevano del male agli animali, però stiamo parlando comunque del 1045 a.C., quindi insomma teniamo presente che in quel periodo sicuramente la sensibilità era molto diversa da quella di oggi. Però fanno comunque parte della nostra storia queste cose, sono cose che sono avvenute e che purtroppo fanno parte anche della storia, della tradizione divinatoria antica, ovviamente. Però perché è stata scelta proprio la tartaruga? Perché sembra che la tartaruga fosse considerato un animale ad alto valore simbolico, perché per le sue caratteristiche, per la sua forma, andava a rappresentare il cosmo. Il suo dorso è tondo, esattamente come il cielo. Il suo ventre era piatto come la terra, non dimentichiamoci che in quel periodo si pensava che la terra fosse piatta, quindi il fatto che il ventre della tartaruga fosse piatto era stato associato alla terra. Le zampe erano considerate i 4 punti cardinali e le scaglie i 9 continenti della geografia mitica. E poi, come ultima caratteristica, la tartaruga è molto longeva perché vive veramente tantissimo e questo era stato associato all'immortalità degli dèi. Però in realtà, con i gusci di tartaruga non si voleva prevedere il futuro, ma si voleva solo capire se determinate giornate o determinati periodi erano di buon auspicio o meno per compiere determinate azioni, quindi veniva utilizzato per capire se era opportuno o meno far scoppiare qualche guerra, se era opportuno o meno dedicarsi all'agricoltura, se era opportuno o meno compiere determinate azioni che poi avrebbero magari avuto delle conseguenze particolari, quindi veniva usata soprattutto come consiglio, diciamo così, per capire qual era il periodo di maggior buon auspicio.
Però, tuttavia, sono comunque tecniche molto antiche, molto particolari, che, come vi dicevo prima, hanno fatto, volenti o nolenti, la storia della divinazione. Io per questo video mi fermo, vi invito a commentare qualora abbiate, delle domande o se volete dirmi cosa ne pensate voi di queste tecniche veramente, impensabili oggi, ma che a quei tempi erano considerate normalissime. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.